perché sono contrario alla modifica dello standard del bulldog inglese. Penso che sia necessario, oltre che doveroso, dare delle spiegazioni sul perché sono contrario alla modifica dello standard del bulldog, o meglio, perché sono contrario alla modifica di ogni tipo di standard. Il motivo principale è quello che modificando uno standard avremo un soggetto con le medesime, se non nuove, limitazioni. Tutto questo nasce dall'osservazione della natura, la quale tende alla perfettibilità in ogni sua forma, in quanto di perfetto non esiste nulla. La deputata radicale Donatella Poretti, che spinge tanto forse per raccogliere una manciata di voti da parte degli animalisti, ben ferrata in politica, anche se negli aforismi di Re Salomone si legge che la politica è l'ultima scarpa del vagabondo, lo è meno per la cinofilia. Infatti nel suo blog afferma che il nuovo bulldog sarà molto più simile a un boxer, come se quest'ultimo fosse esente da limitazioni. Dimentica, o meglio per me ignora, che esistono i working bulldog. Vedi, American Bulldog, Pitbull, Amstaff, Bulldog Continentale, Old English Bulldog, English Bulldog Old Type, eccetera, eccetera, eccetera. Risulta anche al profano che oltre a essere diversi morfologicamente, lo sono anche caratterialmente. Credo che sia cosa migliore per alleviare le problematiche delle specie, incoraggiare e dando anche dei finanziamenti ai club di razza affinché si avvalgano di commissioni tecniche che facciano i dovuti controlli ed indichino la strada migliore da seguire per ottenere soggetti sempre più in salute. Ma assolutamente non si può distruggere un patrimonio genetico per darne origine a nuovi. Di patologie ne troviamo in tutti i cani. Per fare un esempio più comune, vedi la spondilosi del pastore tedesco. Ora che si fa? Si cambiano tutti gli standard? Così accontentiamo gli animalisti, che hanno fatto sì che prima possedere un cane risultava una gioia, mentre ora solo una rogna. Ma forse con i cani di razza non danno sufficiente meteci in affido, tanto da poter giustificare le sovvenzioni e donazioni ricevute. Proprio loro che nel nome di prevenzione castrano gli animali. Concludo dicendo che in tasca non me ne viene niente, visto che sono 3 anni che ho smesso di allevare, ma continuo ad adorare i miei bulldog così imperfetti, come si ama la propria compagna, accettandola e accettandoli come sono. Se desideravo il cane perfetto, avrei comprato o costruito un robot. Non mangia, non sporca e magari programmato a secondo dei miei voleri. Amo gli animali e la natura. Accetto quest'ultima anche quando è irruente e crudele. Tra gli animali il mio preferito è il cane. Desidero sottolineare che sono reale, imperfetto, ma sicuramente non sono etichettato né politicamente né animalista o ambientalista, eccetera. Sono un semplice uomo libero. Grazie.